Buongiorno ragazzi, buongiorno. Stamattina avrei dormito almeno altre 3 ore, detta proprio sinceramente. Però, upla, ci dobbiamo alzare perché più tardi si parte, più tardi arriviamo. In più mio fratello deve andare al lavoro. Quindi adesso andiamo a fare la colazione, andiamo a recuperare Johnny e via ragazzi, direzione Milano. Credo di partire per le 9, 9 e mezza circa. Se tutto va bene per le 5, fiduciosa, massimo per le 6 dobbiamo essere a Milano. Pronti via, ragazzi, pronti via. Ragazzi, sì, parte, pronti via, ci aspettano 6/7 ore di viaggio, ce la possiamo fare. Comunicazione di servizio, ragazzi, comunque la giornata di ieri è stata impegnativa. La sveglia stamattina è suonata prestissimo e comunque io ho i miei tempi di marcia, nel senso che io non mi fermo fin quando non ho fatto un tot di chilometri perché bisogna mantenere il ritmo. Però devo dire che mi stava scendendo un abbiocco bello impegnativo, ecco, però non è ancora arrivato il momento di fermarsi, altri 100 km ho intenzione di farli. E dato che ci siamo, colgo l'occasione per farvi vedere cosa uso io. Cioè, non so, chi mi segue su Instagram lo sa che ho iniziato a... sono diventata, come si dice, manager di un'azienda che fa integratori. Perché chi sa, chi mi segue sa che io non uso le medicine, non prendo nulla, però integro, quindi vitamina C, magnesio e vari integratori. Una cosa che sto provando ultimamente che mi sta dando la svolta, perché comunque ragazzi io... galleria ragazzi, aspetta, sono un po'... Una cosa di cui io abuso un po' e non è il massimo, è il caffè. Lo sapete tutti che io col caffè proprio ci vado a nozze, però abusare di caffè non è il massimo. Gli energy drink non mi piacciono, anzi mi fanno anche un po' di nausea. E invece io ragazzi prendo queste cicche che sono Mind the Gum. Adesso ve le faccio vedere. Ok, ragazzi, queste qua mi danno la carica di almeno 3 caffè in una botta. E sono tutte robe naturali, assolutamente. Vitamina B12, acido folico, biotina, caffeina, c'è, ma in modo diverso che dal caffè che mi fa... Non va bene esagerare. E comunque meno male che ho preso la mia cicca, ragazzi, perché adesso mi sono ricaricata. Infatti non ho fatto video. Stavo verso l'abbiocco. Adesso mi sono ripresa, rifacciamo almeno altri 100 km e ci vediamo tra un poco. Nel frattempo io vi dico già che in descrizione vi metto il link. Non si sa mai, se qualcuno vuole provare. Io le provo e poi le consiglio e quindi su di me funzionano. Poi ognuno fa quel che vuole, ma vi lascio il link in descrizione. Ci aggiorniamo più tardi. Ok, ragazzi, pausa. Sole, cioè. E niente, scendo, mi recupero qualcosina da mangiare e poi facciamo fare anche un giretto a Zoe, è vero che deve scendere un pochino questa nana? Vero? Vado un attimo a comprarmi da mangiare e arrivo, va bene? Aspetti qua? Fai la brava? Va bene. Ragazzi, ci voleva. Ho una fame. Comunque, siamo quasi a Firenze. Quindi in realtà poi non ci manca tantissimo. Cioè, almeno la metà l'abbiamo fatta, più o meno. Adesso ci manca poco. La Zoe la vedo abbastanza rilassata, non mi ha neanche chiesto di scendere, quindi perfetto.
Adesso mangio, mi rilasso io e poi facciamo un giretto, ragazzi, si riparte e qua si fa una tirata fino a Milano adesso. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, 6:30 siamo arrivati a Milano, un po' lunga ma ce l'abbiamo fatta. E niente ragazzi, adesso mi tocca scaricare tutto, portare la Zoe, mi sa che stasera crollo nel letto diretta. E niente ragazzi, io vi saluto qua, vi do la buonanotte e non lo so, ci aggiorniamo presto, vediamo, ciao!